Londra, 17 gennaio 1803. Alla prigione di Newgate sta per essere giustiziato un uomo, George Foster, condannato per aver annegato in un canale sua moglie e la loro bambina in fasce. Alle 8 di mattina Foster viene impiccato. Certificata la morte avvenuta, il corpo viene affidato ai chirurghi per la dissezione anatomica. La sede stabilita è St. Bartholomew Hospital, una storica istituzione a breve distanza dal carcere. L'ospedale sorge nella piazza del mercato di Smithfield, dove gli animali vengono macellati all'aperto incessantemente dal lunedì al venerdì, dalle prime luci dell'alba fino a sera. Quel 17 gennaio, sul corpo di George Foster, ha luogo un esperimento molto particolare. Una stupefacente dimostrazione pubblica della reattività dei muscoli all'elettricità, anche dopo la morte del soggetto. Protagonista della dimostrazione è Giovanni Aldini, un eminente studioso di Bologna che ha effettuato esperimenti di somministrazione di energia elettrogalvanica su animali e su esseri umani, vivi e morti, integri o a pezzi. Grazie a queste scosse, prodotte da complesse attrezzature di sua creazione, Aldini ha riportato molti successi nella rianimazione di annegati. Tutti si chiedono se riuscirà a rianimare anche il cadavere di un impiccato. Quel giorno, il miracolo o l'abominio, a seconda dei giudizi, non si verifica. Ma durante la notte, nello stesso ospedale, un'infermiera vede aggirarsi per le camerate Sir Percival Pott, il più famoso e celebrato medico chirurgo del St. Bartholomew's. Piccolo particolare, Sir Pott è morto 15 anni prima. Di lui, nell'ospedale, resta solo il ricordo e il manichino in cera conservato in un ripostiglio. L'infermiera ha avuto un'allucinazione? Forse. Ma non deve essere stata la sola a vedere il redivivo Sir Pott. Quella stessa notte, infatti, un paziente appena ricoverato è morto di paura. Così comincia il mio nuovo romanzo, Tecniche di Resurrezione. Ed è solo l'inizio. Buona lettura.